Buonasera, tra qualche istante in diretta il nostro TG, apertura dedicata al governo che ritira l'emendamento al mille proroghe che prevedeva lo stanziamento di 1 milione di euro. Poi vi parleremo del sindaco Di Paola minacciato durante la sfilata di carnevale. Questo e tanto altro ancora. Titoli. Il governo ritira l'emendamento al mille proroghe che prevedeva lo stanziamento di 1 milione di euro per gli stipendi dei dipendenti della Fondazione Campanella. Intanto ancora nessuna decisione sulla nomina del commissario alla sanità. Il sindaco Di Paola minacciato durante la sfilata del carnevale. Il primo cittadino dice vado avanti ma in città il clima è pesante. Auto di grossa cilindrata, tra cui una Ferrari, arredi di lusso e anche una bisca nel fortino degli Zingari a Cassano. Nuovi scenari dall'inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato al fermo di 33 persone. Il film sulla trattativa Stato-mafia ha fatto tappa a Cosenza, l'iniziativa organizzata dai deputati e senatori del Movimento 5 Stelle. Il prefetto di Vibo interviene sulla vicenda dell'auditorium chiuso da oltre un anno, presto rassicura sarà riaperto. In Calabria 6 anziani su 10 vivono in stato di indigenza, nella regione la situazione è drammatica. Buonasera e bentrovati in diretta a questa edizione del nostro TG. Lo avete sentito dai titoli, il governo ritira l'emendamento al mille proroghe che destinava alla Fondazione Campanella 1 milione per gli stipendi dei lavoratori. Intanto ancora nessuna decisione sulla nomina del commissario alla sanità. Ci racconta tutto Marisa Fallico. Non c'è pace per la Fondazione Campanella di Catanzaro. Si viaggia ormai da mesi tra speranze e delusioni. Appena si delinea una soluzione per evitare il licenziamento definitivo del personale e la chiusura del polo oncologico, ecco che c'è un nuovo inciampo a riportare sconforto e preoccupazione. L'ultimo, la bocciatura da parte della Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, che sta vagliando il decreto mille proroghe dell'emendamento inserito in zona Cesarini dal governo, che autorizzava lo stanziamento di 1 milione di euro per il pagamento degli stipendi dei lavoratori per il 2015. Lavoratori che non possono avere accesso alla cassa integrazione e che avanzano 5 mensilità. Quella che doveva essere la ciambella di salvataggio della fondazione si è sgonfiata miseramente per la feroce opposizione degli esponenti di Forza Italia, Lega Nord e Movimento 5 Stelle che hanno gridato al clientelismo. Inutili dunque le pressioni di Partito Democratico e Nuovo Centrodestra, pronti ad immaginare un'altra soluzione. Già, ma quale? Il dato che emerge è che su questa fondazione, così come su altri segmenti della disastrata sanità calabrese, si sono accumulati negli anni ritardi, sottovalutazioni, speculazioni e nonostante il bubbone era ben visibile, si è andati avanti con rimpalli e deroghe incuranti del patto che prima o poi sarebbe scoppiato, come poi è avvenuto. Un bubone di mala gestione, forzature, incesti giuridici mai sanati, irregolarità, su cui ha acceso i riflettori anche la Procura di Catanzaro, che non solo ha chiesto il fallimento della fondazione, ma sta affondando il bisturi su presunte anomalie nel bilancio e alterazioni nella contabilità. A pagare i lavoratori indubbiamente, ma anche i malati oncologici sballottati da una struttura all'altra. Qualcuno si è mai posto il problema dell'effetto devastante di questa situazione anche a livello psicologico su chi lotta tra la vita e la morte? E sempre rimanendo in sanità, è attesa nelle prossime ore la nomina del commissario. Il presidente del Consiglio Renzi, a margine dell'assemblea del PD, ha dato rassicurazioni ad Oliverio e Magorno ed è sembrato possibilista sul fatto di nominare lo stesso governatore. Il nodo infatti è tutto lì, la deroga al criterio inserito nella legge di stabilità che stabilisce a partire dal 2015 l'incompatibilità tra commissario alla salute e presidente della regione. Oliveri ha portato a Renzi un bel pacchetto di argomentazioni giuridiche a suo favore. In ogni caso, Oliveri o non Oliveri, l'importante è che venga nominato subito questo benedetto commissario e che non sia solo espressione di un compromesso per salvaguardare gli equilibri politici, ma in grado di gestire con competenza, trasparenza e nell'interesse supremo dei cittadini un comparto da sempre riserva di caccia per lobby e partiti.
peculato e falso ideologico. Questi reati contestati dalla PM della Procura di Vibo Valentia, Michele Sirgiovanni, nell'avviso di conclusione indagini notificato questa mattina alle 8 agli 8 indagati nell'inchiesta su presunti fondi illegittimi a gruppi consiliari della provincia di Vibo. Del reato di peculato sono accusati l'ex presidente della provincia Francesco De Niti, Giuseppe Barilaro, ex presidente del Consiglio provinciale di Vibo, attuale sindaco di Acquaro, Giuseppe Condello, ex consigliere provinciale, attuale sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Raffaele, ex consigliere provinciale, Francesco Filippis, ex consigliere provinciale, Carlo Brosio, ex consigliere, ancora Antonio Vinci, dirigente della provincia di Vibo, e Armanda De Sossi, ex dirigente della provincia di Vibo. Barilaro, Raffaele, Filippis, Condello, Brosio, Vinci sono pure indagati per il reato di falso ideologico per aver falsamente attestato la quantificazione nel 2010 di fondi assegnati ai gruppi consigliari per 73.000 euro. Si sono avvicinati al sindaco di Paola e gli hanno rivolto frasi minacciose e intimidatorie per poi sparire tra i carri allegorici del carnevale paolano. Due balordi mascherati hanno compiuto il vile gesto mentre il primo cittadino era accompagnato dalla moglie e dai suoi bambini. Gianluca Pascola. Domenica pomeriggio i carri allegorici del Carnevale Paolano stavano sfilando qui su Corso Roma. Il sindaco Basilio Ferrari stava assistendo alla manifestazione accompagnato dai figli e dalla moglie, finché due balordi mascherati sono avvicinati al primo cittadino. Due frasi pronunciate in dialetto, una domanda e una minaccia. Poi gli uomini mascherati sono allontanati velocemente, facendo perdere le proprie tracce tra i carri e la folla festante. Il sindaco Ferrari, sbalordito, si è preoccupato di tranquillizzare i familiari e in un secondo momento si è rivolto alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Sono avvicinati, coperti appunto dalle maschere, per insomma, disturbare la tranquillità familiare e per proferire alcune minacce sussurrate, diciamo, al mio orecchio. Minacce strane perché non credo che abbia una logica particolare, alcuni riferimenti al lavoro, eccetera, ma non so, non credo ci sia una logica ben precisa, almeno non immagino, poi non sapendo chi possono essere i soggetti è difficile capire che cosa ci possa essere nella mente, insomma, di due persone simili. I due soggetti erano stati notati e forse filmati nei videomateriali che sono al vaglio degli inquirenti. Basilio Ferrari ha ricevuto la solidarietà di tutta l'assise consiliare. Non è la prima volta che a Paola si verificano episodi riconducibili a tentativi di pressioni o ingerenze sull'attività amministrativa. Ci sono stati più episodi di effrazione violenta all'interno del comune, un primo episodio al piano superiore, quindi quando hanno rotto gli infissi blindati in maniera un po' particolare, strana, non siamo mai riusciti a venire a capo di quella vicenda, quindi con un comando formato da più persone, mi dicevano gli investigatori. Poi quando hanno fatto ingresso nel locale dell'ufficio tecnico, durante un consiglio comunale, sono state segate le sbarre con una fiamma ossidrica per asportare un computer. La polizia indaga e probabilmente nelle prossime ore il sindaco sarà ascoltato dalla magistratura. Ferrari si dice non particolarmente turbato, ma certo il clima che respirano gli amministratori locali non è dei migliori in Calabria. Sull'attendibilità delle minacce di per sé, insomma, ho delle perplessità, è una modalità un po' particolare, però il punto è che, insomma, sono disgustato dalla circostanza che, insomma, venga turbata la tranquillità familiare anche in momenti così, insomma, diventa pesante. Auto di grossa cilindrata, tra cui una Ferrari, arredi di lusso e anche una Bisca nel Fortino degli Zingari a Cassano. Vediamo. Un impero realizzato grazie ai proventi del traffico di droga. Nuovi particolari emergono dall'inchiesta della Guardia di Finanza che ieri ha portato all'arresto di 33 presunti affiliati al clan degli Zingari di Cassano allo Ionio. Le perquisizioni eseguite dalle Fiamme Gialle nel quartiere di Timpone Rosso di Lauropoli hanno portato alla luce però non soltanto gli stupefacenti. Il sequestro a tal proposito è stato ingente, ben 3.000 kg di marijuana, 38 kg e mezzo di eroina, quasi 4 kg di cocaina e 42 kg di sostanze da taglio per un valore complessivo di circa 50 milioni. Sono stati perquisiti oltre 100 appartamenti di un intero quartiere, quello di Timpone Rosso appunto, di fatto occupato abusivamente da decenni e solo apparentemente in stato di degrado. Ebbene, all'interno delle case dei trafficanti lo scenario è subito apparso ben diverso. Arredi di lusso, vasche idromassaggio, suppellettili di valore e anche una sala di bita bisca con tanto di tavoli da gioco stile casinò. E secondo
Secondo gli inquirenti, nella bisca clandestina si registravano giocate compuntate da 75.000 fino a 500.000 euro. Gli appartenenti al clan degli zingari, dediti al traffico di droga, dunque vivevano nel lusso e utilizzavano anche auto di grossa cilindrata. Le Fiamme Gialle infatti hanno scoperto un parco auto composto da una Ferrari 360 Modena, una Chevrolet Camaro, una Smart 4x4, Land Rover, Mercedes, Aston Martin, ma non solo auto e arredi di lusso. A completare il tutto anche reperti archeologici, 8 oggetti in bronzo, 10 in terracotta e un'anfora, anch'essa in terracotta. Fruttava bene dunque il business della droga, ma adesso tutto è stato posto sotto sequestro, compresi due motopescherecci d'altura usati proprio per nascondere l'illecito trasporto di stupefacente dall'Albania. Il Movimento 5 Stelle ha proposto nell'auditorium Guaraci del Liceo Classico di Cosenza la visione del film La trattativa di Sabina Guzzanti, presente in sala e che ha risposto alle domande del pubblico. Vediamo. Parla dello Stato e delle sue ombre più che della mafia il film La trattativa di Sabina Guzzanti. La pellicola acuta, profonda e coinvolgente è stata proiettata nei cinema italiani solo per pochi giorni. Adesso è stata proposta in visione gratuita a Cosenza ad opera del Movimento 5 Stelle, perché conoscere la storia contemporanea dell'Italia è importante. Per il tipo di informazione che abbiamo, che è così superficiale, così fuorviante, a volte non ci rendiamo conto, ma magari conosciamo soltanto il titolo di una cosa, senza sapere nemmeno qual è l'oggetto di quel titolo, qual è il contenuto principale e tantomeno in che modo quel fatto che ci raccontano è connesso con altri fatti, quindi non ci rendiamo conto del fatto che sia importante. Perché? Perché nel momento in cui lo leghi ad altri fatti capisci che è importante. Altrimenti così un fatto preso di per sé non significa niente. Il Movimento 5 Stelle ha fatto della legalità il suo principale cavallo di battaglia. Da qui la scelta di promuovere la visione di un film come La trattativa. È importante che i cittadini sappiano, è importante che i cittadini siano informati, perché anche questo, anche l'informazione è un primo modo per combattere definitivamente, sradicare definitivamente il fenomeno mafioso, che dovrebbe essere un fenomeno transitorio, ma ahimè oramai è un fenomeno radicato da decenni. Questo film ci aiuta a capire ancora meglio che cosa significhi non soltanto dire la parola giustizia, perché è facile riempirsi la bocca con le parole, ma poi è altrettanto giusto, oltre che impegnativo, praticare la giustizia. Bisogna farlo perché è un dovere che abbiamo nei confronti di noi tutti, dei nostri figli, ma in particolar modo di noi stessi. Il film è stato accompagnato da un momento introduttivo in cui si è parlato di rapporti tra Stato e mafia. Presente anche il magistrato anti-ndrangheta Nicola Gratteri, al quale abbiamo chiesto il suo parere su questa vicenda. La trattativa c'è stata davvero? Questo non lo saprà mai il mio parere, perché io sono abituato a parlare, a valutare dopo un'attenta lettura e studio delle carte. E io, essendo un tecnico, non posso dare una valutazione, un giudizio dalla lettura dei giornali o dalla visione dei telegiornali. Sabina Guzzanti ha risposto a tante domande del pubblico, che vorrebbe rivederla presto in TV con la sua satira politica, quella satira che adesso è del tutto scomparsa dai teleschermi. La televisione è molto cambiata e da dopo la trattativa anche quella, direi, perché veramente dal 94 la televisione ha cominciato a cambiare faccia. Io me lo ricordo perfettamente perché ci lavoravo, e quindi le prime esperienze di censura le ho vissute immediatamente là. Io nel 94 avevo preparato l'imitazione di Berlusconi e mi ricordo che per la prima volta mi dissero che non potevo farla finché non c'erano le elezioni, che non era mai stata messa in discussione, nessuno aveva mai messo bocca sulla satira pensando che potesse condizionare le elezioni. Era un argomento che non era mai stato tirato fuori. 6 anziani su 10 vivono in stato di povertà assoluta. In Calabria la situazione è drammatica. Emilia Canonaco. Si augurano che l'inverno possa presto lasciare posto al tepore della primavera, perché così avranno un pensiero in meno. Il 70% degli anziani, infatti, non ha i soldi per il riscaldamento. Racconta anche questo l'indagine condotta da CGL Università della Calabria, che hanno distribuito 2.300 questionari ad un campione significativo dei 374.000 ultra 65enni che combattono ogni giorno per sopravvivere tra mille difficoltà. Sono
poveri, maledettamente poveri, gli anziani che ci vivono a fianco, che incrociamo per strada o in fila in farmacia, dove si recano solo se costretti dall'urgenza. Sì, perché quando il portafoglio è vuoto, tenere spenti i termosifoni può non bastare. E allora, strano a dirsi, anche le medicine diventano una voce da tagliare. Se non le passa il sistema sanitario, si rinuncia. Tanto loro e vecchi ai sacrifici ci sono abituati. Del resto, quando il reddito medio mensile è di 900 euro e, trattandosi di una media, vuol dire che c'è chi di pensione non arriva a prendere neanche 600 euro, i soldi fanno presto a finire. Sarà per questo, anche per questo, che il 75% degli intervistati ha ammesso, non senza dispiacere, di non essere più in grado di aiutare economicamente i figli senza un lavoro o comunque in difficoltà. In quante interviste operai senza stipendio e cassi integrati ci avevano detto «Fortuna che ci sono i miei genitori, ora non è più così». E Dio solo sa quanto si sentano in colpa, impotenti e senza difese. Se anche i loro frigoriferi sono vuoti, come possono far la spesa agli altri? In alimentazione spendono il minimo indispensabile. Secondo l'indagine, il 63% degli anziani è costretto a risparmiare anche al supermercato. Sembra di essere tornati ai tempi della guerra, quando il cibo era razionato, la varietà dei prodotti quasi inesistente. Dà lo sconforto questo studio e insieme genera tristezza, come loro cappotti lisi e vestiti riciclati di anno in anno. L'86% degli intervistati ha risposto di risparmiare pure sull'abbigliamento. Chi li aiuta, chi dice loro «tranquillo, ci pensiamo noi a te», lo Stato assicura la pensione, la sanità pubblica e servizi essenziali, ma non basta questo per lavarsi la coscienza. Serve di più, serve un sistema sociale in grado di penetrare la vita quotidiana, bussare alla loro porta, almeno nelle situazioni più critiche, perché molti ormai non hanno più neanche la voce per chiedere aiuto. Hanno fatto tanto, sono stati ancora e salvezza, punto di riferimento, certezza, ma ora sono loro ad essere diventati anello debole della catena e non possono continuare ad essere ignorati. Il prefetto di Vibo interviene sulla vicenda dell'auditorium chiuso da oltre un anno, presto, dice, verrà riaperto, vediamo. In una città che ha fame di cultura, dove le iniziative si accavallano a ritmo nevrotico, la mancanza di strutture idonee è un problema serio. Grave e paradossale lo diventa Vibo Valentia, città che, pur lamentando l'assenza di un teatro, a dispetto del fatto che qui c'era quando in altre città mancava, può elencare una serie di strutture addirittura storiche e monumentali che per arcani motivi rimangono inutilizzate. Bizzarra, stravagante addirittura, è la storia legata all'auditorium dello Spirito Santo. Ricavato dall'antico duomo della città dopo un lavoro lungo e discutibile, diremmo, ma è una questione di gusti, di restauro e ristrutturazione, fu inaugurato con cerimonia solenne per l'orgoglio di tecnici ed amministratori, salvo scoprire, dopo qualche mese di attività, che non si era provveduto ad assolvere i cosiddetti atti dovuti. Addirittura mancava l'accatastamento, certificato che il comune ha impiegato quasi un anno a consegnare. A 13 mesi circa dalla sua chiusura, nell'intento di accelerare i tempi e venire incontro ai legittimi manumori dei vibonesi, il prefetto si è assunto il compito di convocare sul luogo l'apposita commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per rendersi conto di quello che ancora manca per riaprire al pubblico l'auditorium dello Spirito Santo. Alla provincia, che in base ad una convenzione a suo tempo stipulata con la diocesi ha in mano la gestione della struttura, pochi compiti ma propedeutici all'apertura. Formare il personale che qui distaccato avrà anche il compito di sovrintendere la sicurezza, predisporre un corridoio centrale tra le poltrone, non obbligatorio a norma di legge ma opportuno a, diciamo così, norma di buonsenso. Poche cose da fare con pochi soldi e che richiedono poco tempo. Sarà davvero così? Questa è una città che richiede la presenza di strutture del genere, eppure ancora a livello organizzativo c'è una forte latitanza. Purtroppo gli enti locali dovrebbero essere più celeri e più solerti ad operare e ad essere presenti anche in queste strutture e certamente nell'organizzazione che è importante e soprattutto nelle misure di sicurezza da doversi concretizzare ed garantire agli utenti e ai frequentatori dei vari locali. Questo può essere un'accelerazione, questa presenza attiva della Commissione è costante?
E io l'ho riformata proprio perché l'ho rigenerata, proprio per dare un momento di legalità ai locali che la città e i cittadini, i ragazzi di tutto il territorio frequentano. È il momento del meteo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Il vortice di bassa pressione generato da correnti atlantiche continua nella sua lenta evoluzione verso sud-est. Nelle prossime ore dovrebbe raggiungere le coste della Tunisia, continuando a richiamare correnti umidi meridionali, che causeranno diffuso maltempo nella giornata odierna ed in particolar modo sulle zone ioniche. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domani condizioni di cieli poco nuvolosi sui settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale, con isolati fenomeni. Altrove insisteranno condizioni di stabilità, specie al mattino, ma in miglioramento dal pomeriggio. Deboli nevicate interesseranno le aree montuose della Calabria sopra i 1000 metri. Passiamo a mari e venti. Domani poco mosso, mosso il Tirreno con venti di direzione orientale, molto mosso lo Ionio con venti dei quadranti orientali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Con il meteo è tutto, non ci sono altre notizie. Grazie per averci seguito e buona continuazione con i nostri programmi. Arrivederci.